20.000 visitatori in soli 5 mesi, 5.000 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il 2023. È il bilancio davvero positivo del Museo Tecnico Navale della Marina Militare, da sempre il museo più visitato della nostra città. Con i suoi preziosi cimeli riesce ad attirare nuovi visitatori nonostante gli spazi ristretti che non consentono di esporre tutti i cimeli che il museo possiede. Uno studio di qualche anno fa, commissionato ad una società di marketing, ha rivelato che i numeri dei visitatori potrebbero addirittura moltiplicarsi se gli spazi consentissero di esporre tutti i pezzi pregiati in possesso del museo e che oggi, giocoforza, restano nei magazzini. Le sale delle polene e dei mezzi che nel tempo hanno fatto la storia della nostra marina riescono ad attirare sempre nuovo pubblico fra i turisti italiani e stranieri che scelgono la nostra città per le vacanze. Quest'anno le celebrazioni per Guglielmo Marconi prevedono una serie di iniziative che stanno ottenendo il favore del pubblico. L'obiettivo del direttore del museo, l'ammiraglio Leonardo Merlini, è quello di valorizzare i tesori che sono in mostra anche attraverso conferenze e incontri come quello sulla storia del dirigibile Italia o su eventi che riguardano la storia spezzina di Guglielmo Marconi. E proprio lunedì, festa della Marina, il direttore guiderà i visitatori all'interno del museo alla scoperta di quei tesori che rappresentano un fascino tutto particolare. Questo successo di pubblico dimostra quanto sia urgente guardare ad un potenziamento. Servono nuovi spazi per poter meglio disporre i tanti tesori esposti nelle sale, ma soprattutto utilizzare quelli, e sono tanti, che purtroppo restano nei magazzini. Da anni si parla di potenziare la struttura, ma finora i vari progetti sono rimasti nel cassetto. Si è parlato addirittura di spostare il museo nell'area di Calatapaita, inserendolo nel progetto del nuovo fronte a mare. Solo idee, però. La cosa certa sono invece i numeri che il Museo Navale, grazie anche alla passione dei suoi dirigenti, riesce a fare ogni anno. E 20.000 presenze in 5 mesi ne sono la migliore dimostrazione.